look, questa è la mia terza bimba che ho comprato ieri da Michael Kors e vi faccio vedere anche come sono vestita, che mi piace tantissimo. Ve la ricordate? La gonna di H&M. La faccio vedere da qui. Io amo, 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 amo alla follia. Ah, quanto mi piace! No, veramente bellissima! Ok, andiamo allora. Ale arriva tra un quarto d'ora. Io vado giù e mi gioco 15 minuti di macchinette, 10, dipende da quanto tempo ho a disposizione. E oddio, no, la scheda per niente. Mi avevano bussato per vedere se mi serviva un check al frigo bar, ma ho preso solo un'acqua, ne ho altre 3.000 a disposizione. Alessandra sarà impegnata per un altro quarto d'ora, quindi arriverà tra una mezz'oretta. E io quindi ne approfitto per giocare un pochino e tentare la fortuna. Portate il portafoglio, sì, ce l'ho. Rosicata colossale perché non mi hanno dato niente. Cioè, mi dava i bonus ma non mi dava niente, come avete visto. Quindi niente, mi sono staccata perché altrimenti ci butto tutti i soldi dentro. Perché poi a me piace giocare, solo che queste cose sono non sono studiate per vincere, secondo me. Vabbè, e sto aspettando Ale che ha avuto dei contrattempi e vabbè, mi sono staccata, mi sono messa qui. Queste colonne sono fortissime perché praticamente cambiano, vedete adesso ci sono tutti quanti i libri, vedete? Cambiano sempre. E c'è un'immagine che passa che mi piace da impazzire con tipo una donna che si vede dietro e tocca, bellissimo. Non so se andare a prelevare o se ormai pagare con la carta, però penso che pago con la carta perché non vorrei ritrovarmi dollari in più e poi devo andare a cambiare, che me ne faccio, insomma. E quindi mi sa che niente, no, non prelevo. Siamo tornate nel forum del Caesar Palace e praticamente abbiamo, penso, beccato uno spettacolo. No, dimmi che non sei finito proprio ora, no, non puoi farmi questo. Ti prego, continua. Vabbè, abbiamo visto un micro pezzetto da lontano. Giuro che avrei voluto farvelo vedere, però è finito. L'avrei voluto vedere anch'io perché ieri non, ovviamente sono venuta prestissimo, quindi non l'hanno fatto e non sapevo facessero queste cose. Ma hai visto, usciva un essere dal centro lì in alto? Ogni quanto lo fanno? Non ne ho idea. Poi c'è successo tante le canzoni tra ieri e oggi. E anche cambiare cosa? Adesso perché fa fame, però fanno delle cheesecake, buone per guardare almeno, fanno delle cheesecake, sono alte così, io prendo tutto da testa e la vedo tutta in due. Porca miseria! Ci stava nello stomaco. Solo ieri? Sì! No, ma è fatto anche mamma, sapere. Che bei dolci! Qua c'è anche lo spazio. Ah, vedi? Oh, vedere i dolci. Yummy però. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quando vai in America, a San Francisco, Las Vegas, bisogna andare alla Cheesecake Factory e in particolare mangiare la Red Velvet Cake Cheesecake. Buona, oh, mamma. Buonissimo. Ho capito, vabbè, a parte che ma guarda tra quanto è tutte non alta. saprei cosa scegliere, però sono veramente buone. Ma cioè, guarda dal cioccolato, la vera cheesecake americana questa proprio. No, fermate, andiamocene via da qui. Vero. Io sinceramente mi sto contenendo comunque. Brava, ma sì, mi piace questa cosa perché se tu ti contieni sì. Grazie.
legale camminando e chiacchierando, siamo entrate in un altro centro commerciale e siamo, che prima era normalissimo, adesso invece è diventato tutto questo e non sappiamo come siamo arrivate qui, però è fighissimo. Ma lo sai cosa ho visto anche dentro all'ultimo negozietto di souvenir? Questo qua, adesso, avevano dei bicchieri di vino chiusi, singoli, che tu potevi comprare. Cioè, potresti c'è il vino? Che tu ti metti in frigo e vedi? Preda for te, che no, carinissimo. Io così, oh, che carino. Ma basta magneti, non ne posso più di calamite. Ho preso 7900 calamite. Però qua c'è sempre musica figa, hai visto? Sì, dopo lunghe camminate siamo riuscite ad uscire dal centro commerciale, ritrovandoci in un luogo lontanissimo, cose strane, e ovviamente adesso dobbiamo risalire per attraversare la strada e dobbiamo farci una scalinata pazzesca. Oh mio Dio, oh mio Dio, io abbandono qui. Sto allenando questi giorni, ragazzi, voi non avete idea, mi risento i muscoli nelle gambe, che non è male come cosa, però insomma, fino a un certo punto, queste scale mi ammazzano. No, cioè dobbiamo rientrare dentro al centro. Aspetta, mo il fatto, lasciate il cuore. No, aspetta. Noi dobbiamo andare. Ascolta, è facile. Dritto, non si può andare dritto. Ma se andiamo di là? Ah no, devo ripassare comunque nel centro commerciale. Non si può scendere in quel modo. Ma che ore sono che noi dobbiamo fare sempre tutto avanti? Perché sennò ci abbiamo sempre la famosa domani mattina con le quali. Le sei? Io direi. Torniamo domani mattina. Esatto. Tanto domani mattina abbiamo il nostro giro di cose da fare, no? E ce la possiamo fare. Ma noi domani ripartiamo, Ale. Lo so, hai ragione. Torneremo. Vabbè, a parte che da noi sta facendo bene, no? No, l'altro giorno a me pioveva. No, anni di più. Sì, diluviava. Però mi mancherà, perché calcolo che io mi sto addormentando sempre con la finestra, cioè il vetro chiuso, ma la finestra che c'è senza tende, senza niente. È quello che ti sveglia la mattina. Lo so, però mi piace quando apro gli occhi che vedo fuori. Okay. Quindi no, penso... invece dormo in una catacomba. Bisogna... Ah, chiedi tutto? Eh sì, però dormo fino alle 7. Sì. Ne vale la pena. Poi apro e dico, ah, che bel paesaggio. Però è tanto pulito. Sì. Sono molto... Io dormino in aereo con il mio fantastico cuscino Benefit. Ah già, ma tanto in aereo non dormo, perché io sono dietro. La gara mi sta alzando. Marilyn. Transformers? Ma quei gattini di prima? Lo so. Mi sarebbe così tutti, guarda. No, thank you. Come se vuoi diventare qualcuno? Sì, esatto. Sono venuta da Ale a riprendermi la valigia, perché l'aveva ritirata lei per me, è molto carina. E si fa un botto di strada, lei è più in alto, infatti ha proprio un'altra sezione per arrivarci. Ed è più in alto, più lontana. Rieccoci in camera. Allora, volevo farvi vedere l'interno della valigia, però la valigetta, questa qui di Benefit, però penso di farlo appena finisco di fare la valigia e di cambiarmi, perché io e Dale volevamo rifarci appunto delle valigie, previsione del fatto appunto domani dobbiamo andare via e abbiamo il check out alle 11 e comunque sì, abbiamo un altro po' di giri da fare, quindi usciremo sicuramente prima delle 11, quindi stasera faremo tardi e dovremo avere tutto pronto, si spera. Mi sta venendo una nostalgia pazzesca, perché ecco, adesso ero in ascensore, stavo parlando con persone a caso, lei mi stava dicendo che viene dalla California, io vengo dall'Italia, lungo viaggio. Questo posto mi sta entrando parecchio nel cuore, perché a parte, vabbè, tutta l'esperienza è stata veramente, veramente magica.
e sto facendo delle esperienze bellissime, mi sto buttando a parlare e sto cercando di superare i miei limiti, tra virgolette, nel senso che appunto io mi butto a parlare anche se so di non avere un inglese perfetto, non conosco tantissimi vocaboli e questa è la cosa più limitante di tutte, perché stai parlando, vorresti dire una parola e non conosci la sua traduzione. E, certe volte mi viene da parlare in francese perché il francese lo conosco molto meglio dell'inglese, nonostante io non lo parli da 10 anni. Io in francese penso in francese, per esempio, se voglio parlare francese non passo prima per la traduzione italiana. Con l'inglese ancora ogni tanto devo prima tradurmela e poi dirla, oppure quando mi parlano devo prima tradurmelo, quindi non sto ancora in quello scatto lì, però sicuramente vado molto meglio di prima, nel senso che già rispetto a quando sono stata a Berlino me la sto cavando molto meglio. Stamattina è stato forte prima di entrare all'evento perché mi sono messa a parlare con una ragazza coreana e subito gli ho detto: guarda, il mio inglese non è ottimo. Lei mi fa: ah, non ti preoccupare, anche il mio. Ho fatto: ah, bello. Alla fine ci siamo messe a ridere tutte e due. Ed ecco, a me questa cosa di trovarmi in un posto come questo, forse è questo che mi affascina tanto di questo posto. A parte che c'è sempre gente, è sempre festa, è wow, ok, no? E la cosa forse che mi affascina di più di questo posto è il fatto che ci siano persone da tutto il mondo. Cioè, vedere tutte queste nazionalità tutte insieme per me è bellissimo, è una cosa meravigliosa. Io adoro, adoro proprio, cioè mi piace tantissimo. Oggi che eravamo lì c'erano persone da tutto il mondo all'evento di Benefit, infatti tanta stima perché c'è, cioè, un evento così è una cosa pazzesca ed è bellissimo. Il fatto di essere lì in quella stanza con persone da tutto il mondo, cioè ragazzi, veramente io, cioè, non mi sembrava vero, per me era una cosa fantastica, una cosa che mi stimola tantissimo la mente, cioè wow, no, vi giuro, mi dà una carica adrenalinica pazzesca, cioè mi carica proprio, wow, non so, forse sono matta, non so, probabilmente sì, ma è il fatto di parlare con persone che vengono da ambienti completamente diversi dal tuo, ovviamente, no? Bello, apre la mente, ecco, diciamo che apre la mente, mi piace per questo. Comunque basta chiacchierare, Michela, mettiamo a posto questo bordello. Io in genere negli hotel non sono così, dipende, se sono, no, dipende. Allora, ci sono certe volte che sono straordinata, nel senso che non tiro fuori neanche le cose dalla valigia, e ci sono volte come ora dove io ho tutto sparso nel bagno, a caso, ovunque, ogni angolo di questa camera ha le mie cose sparse, quindi adesso dovrò non ce la farò mai. Comunque stasera mi vesto tamarra, io ve lo dico, cioè già la scarpa è bella, una bella tamarrata la scarpa, cioè è tamarra vera, solo non ho nient'altro da mettermi, quindi devo mettere forza queste, poi almeno quelle sono comode, quelle nere col cavolo, duro 10 minuti a ballare con quelle nere. Come on baby, sistema questa camera. Ore 20:44, situazione valigia veramente disastrosa. Sono riuscita a chiudere il trolley piccolo, ma un bordello per quella grande, e ho tantissima paura per il peso, quindi finger crossed. Abbigliamento di stasera, sono di un trash. Sono veramente oscena, però ho detto vabbè, chi se ne frega, non ho altro, tra virgolette, perché tutto quanto quell'altro che avevo l'ho usato. Le scarpe nere non le rimetto manco, no, con le scarpe nere lì mai più. Praticamente ho dovuto mettere il vestitino di H&M, questo, con sotto le scarpe delle Spice Girl. Sento molto Spice, però chi se ne frega, sto andando al concerto di David Guetta e sono a Las Vegas, quindi chi se ne frega, cioè del trash, cioè siamo nella città del trash, figuriamoci, se mi sto a fare il problema io di essere trash, chi se ne frega.
facciamo uscire il lato trash che c'è in noi, ragazze. No, non è vero, non lo faccio, non facciamolo. Cerchiamo di non farlo, se non in casi estremi come questo, dove non si può fare diversamente. E, qui sotto starebbero bene, starebbero. Oh mio Dio, sto partendo all'uso della parola. Sarebbero bene le... i miei sandali bassi dorati, solo che ho seriamente paura ad andare a ballare con i sandali aperti bassi, perché già con questi tacchi sono parecchio alti, ma sono comodi, però almeno non, già c'è qui il rischio che ti schiaccino il piede. Quando sei proprio raso terra i tuoi piedi sono a serio pericolo, e visto che già in passato, nel corso degli anni, quando andavo a ballare mi sono beccata un sacco di schiacciate di piede, direi che queste vanno più che bene, ce le facciamo andare benissimo. La borsetta è ancora più trash, evito di farvela vedere, perché se no, no vabbè, ve la faccio vedere, perché tanto ormai voi non avete visto niente. Domani mattina devo fare un macello, praticamente dobbiamo lasciare giù alla reception un sacco di cose, ma poi dobbiamo cambiarci. E... ma la cosa accendi di luce, ti prego. Grazie. La cosa drammatica è che... oh, Dio, che stanchezza. Qual è la cosa drammatica? Non lo so qual è la cosa drammatica. Ecco, ancora un sacco di roba fuori. Devo fare un cambio di borsa perché... vabbè, poi lo vedrete nel video di domani, perché... che non so se riuscirò a caricare in modo consecutivo, eh. Probabilmente i primi sì, perché insomma una volta tornata non credo che avrò insomma modo di registrare velocemente altri video, anche se già so quali altri video fare. E vi dico la verità, volevo andarmi a comprare degli snack americani per fare il video di assaggio snack americani, ma non so veramente dove mettermeli, quindi, perché non ho più spazio purtroppo, quindi... cioè, voi contate che io mi dovrò portare a mano il cuscino di Benefit, perché non lo lascio qui assolutamente. Comunque mi rilasso proprio 5 minuti contati e poi scendo, che ho appuntamento con l'Ale e andiamo, dobbiamo prima mangiare. E abbiamo appena saputo che il caro David suona alle ore 24 e noi dobbiamo, saremo lì alle 9 per la fila, l'ingresso era alle 10. Aiuto. Volevo portarmi il giacchino, ma onestamente non saprei dove metterlo, quindi non voglio stress, no stress. È l'ultima serata qui a Las Vegas, almeno per questa esperienza, non so se tornerò mai qui. Wow. Godiamoci queste ore che restano prima della partenza. Ale, siamo a cena. Ciao Ale. Siamo al Serendipity, non riesco mai a mettere accento al punto giusto. Io ho preso il bagel, gli omelette, e abbiamo visto qui fanno delle porzioni molto American style, e abbiamo visto qui fanno delle porzioni di gelato big, oversize. Comunque mangiamo prima che si freddino. Fanno desiderare, dici oh, e poi niente, finito, fine, tutto in fumo, poi oh, hai sentito fumo. Il caldo, come il caldo che è arrivato, ce l'abbiamo fatta, Ferrini, non mi volevano far entrare, ma poi mi è successo anche in aeroporto, che non somiglio alla mia foto del passaporto, e questo mi fa, sorridi, ok vai, scusa, metodi di sicurezza proprio, elevatissimi. $36 due gin lemon. We'll be right back.
Siamo tornate, è stato bellissimo, abbiamo ballato un sacco proprio, cioè ho ripreso con l'iPhone ovviamente, quindi le inquadrate, perché non mi entrava questa nella pochette, e abbiamo pagato $36 per due gin lemon, $36, siete pazzi, veramente pazzi. Comunque c'erano dei soggetti veramente ambigui, tra cui ho visto, cioè, il nuovo tipo di palpatore, il palpatore 2.0, praticamente si metteva tipo, oddio, ubriaco a livelli allucinanti, si metteva di lato, col corpo a angolo, metteva la mano dietro e palpava chi è che passava. Le risate ci siamo fatte, vabbè, mio Dio. Niente, visto che è tardissimo e che domani mattina abbiamo comunque delle cose da fare, qui ho l'occhio rosso, queste vene qui mi vengono quando io ho veramente sonno. Cioè, quando sono veramente stanca, più che altro. E, oh mio Dio, l'ultima volta che dormo qui. Brutta cosa. Ah, wow. Comunque, vedere anche questi, che sono i Cabrau. Cioè, li ho su da stamattina, dalle 10:30. Adesso sono quasi le 4 di notte. E sono ancora integri. Mi sono lavata le mani un sacco di volte. Mi sono fatta la doccia prima di uscire. E loro sono ancora lì. Quindi praticamente sono veramente waterproof da struccare, quindi con uno struccante specifico, quindi oleoso, bifasico, quello che volete. E niente, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito anche in quest'altro vlog qui da Las Vegas, spero che vi stiano piacendo questi video, fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi like se vi sono piaciuti, io vi ringrazio sempre per tutto il sostegno che mi date ovviamente, e per il supporto e tutto quanto, tutto l'affetto, io vi adoro, e ci vediamo domani con... Oh, l'ultimo vlog da Las Vegas con tutto il mio rientro. Domani, a parte fare tutte quelle cose che dobbiamo fare la mattina, nel poco tempo che ci resta, dobbiamo anche andare con l'elicottero al Grand Canyon. L'abbiamo prenotato, costa una pacca di soldi, però ci dispiaceva troppo l'idea di andarcene e non averlo fatto. Quindi lo facciamo. Un po' di follia abbiamo fatto, diciamo, in questo viaggio. Comunque, niente, io vi mando un bacione. E no, dai, stavo dicendo che andrò a buonanotte, a parte non so quando vedrete questo video, comunque mi do la buonanotte a voi, un buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, quello che sia, e ci vediamo al prossimo video, ciao.